la percentuale più alta degli altri, di oltre 13 punti se non sbaglio, come è emerso dalla nostra piattaforma Progmeter, di giudizi negativi, quindi ha spaccato un pochino di più. Credo però che, tornando a quanto si diceva prima, se mi è permesso fare un'osservazione, Vendola giocherà, usando il gergo della rete, i fan e i follower di Vendola giocheranno un ruolo chiave, perché se prendendo per vero l'instant poll di Piepoli, cioè che c'è una distanza di 8 punti percentuali tra i due candidati, 8 punti percentuali l'un per l'altro valgono 250.000-300.000 teste. Bene, Vendola ha 550.000 fan su Facebook e 250.000 follower su Twitter. Credo che in questa settimana ci sarà anche sulla rete una grande battaglia per cercare di portare parte di questi soggetti a votare per un candidato o per l'altro. Berlusconi non sarebbe molto diverso, perché il partito non è in una fase attiva e progressiva, è in una fase abbastanza spenta e di conflitti interni. Vendola al 16, Fabio al 3 e Tabacci all'1. Allora presento che cambiamo ancora di più in questa spumeggiante serata in attesa dei dati reali, perché poi tutti quanti noi li aspettiamo. Oggi abbiamo con noi Paolo e Valentina. Dunque, Paolo ha 39 anni, è stato sposato con Valentina, con la quale è separato ormai credo da un paio di anni, esatto. Lei è un agente di viaggio, lavora presso una grande azienda di villaggi turistici e il suo lavoro sembra che le piaccia moltissimo, dice che lei c'è nato, che c'è dentro nel DNA. Invece Valentina è una psicologa. Esatto, da quando si è praticamente separata, lei vive la quotidianità con la vostra bambina, le sta molto molto dietro, e questa quotidianità include, come per moltissime altre mamme, gioie, dolori della bambina e tutto quanto. Allora, voi siete venuti davanti al nostro giudice a parlare di una cosa che è molto particolare, esattamente. Perché il papà dice che la bambina è una bambina che a 9 anni è triste, lei dice che invece è una bambina allegra. Ma perché tutto questo? In mezzo a due c'è un enorme punto interrogativo, cercheremo di risolverlo con un giudice. Dalia, ma subito dopo la pubblicità. Grazie. E più giovani, nuova crema con 10 pelli viste da Nivea, 100 anni per la pelle, che la vita. Come sapete, le camomille non sono tutte uguali. Filtro Fiore Bonomelli ha proprio tutte le parti del fiore e lo senti dal profumo. Filtro Fiore Bonomelli. Profumo di benessere. Scopria Regola d'Arte Filus con il suo esclusivo cartoccio. Tutto il sapore del mare, senza fatica. Da oggi prova anche l'orata con capperi e olive. Filus, il sapore che ci rende unici. Vuoi capelli che ritornino a splendere di salute? Nuovo Gardeo traduce 5 piante con gazelle, eucalipto, ortica, limone, verbena. 5 piante ricche di benefici per capelli ricaricati di vitalità. Più brillanti, più leggeri e splendenti di salute. Nuovo traduce 5 piante. Chi si prende queste gambe? Aust 3 in 1 uccide il 99,9% dei batteri. Sul
sulle superfici e anche sui tessuti da retro, via gli odori, via i batteri con Aust 3 in 1. Paolo De Tello conduce Punta Corta. Era proprio necessario fare queste manovre e agire in questo modo per restare in Europa. Più lacrime, più sacrifici, meno lacrime, più silenzio. Il nuovo programma d'attualità vicino ai problemi della gente e la voce a tutti. Quando diciamo il paese, noi intendiamo il paese fatto di persone. Quinta Colonna, stasera 21:10, Rete 4. Molti sembranti ormai da 2 anni, hanno una bambina di 9 anni. Valentina fa anche del volontariato, cioè lei cerca di portare il suo viso fisicamente. Sì. A bambini meno fortunati di sua figlia. Esattamente, sì. Quindi lei che cosa vuole? Lei è riuscita a dargli una responsabilità molto più grande della sua. Io quindi sono qui perché chiedo l'affidamento di mia figlia. Se non proprio esclusivo, ma almeno che mia figlia venga ad abitare a casa mia, perché lei non è più in grado di occuparsi della sua educazione. Attualmente è in condiviso, l'affidamento sì, è condiviso della bambina, con collocamento presso la madre, sì, cioè vive sì, con... Sì, sì, figlia in lacrime perché io seguo molto la quotidianità di mia figlia e quindi ho visto mia figlia in lacrime, ho visto mia figlia depressa. Sì. Io faccio un lavoro che sono sempre all'estero, quindi Paolo, rimango poco a casa, quindi è ovvio. Paolo... degli altri, quindi è inevitabile che si cominci a ridere in un... Mi fa ridere solo pensarlo. E quindi mia figlia ha assistito con altri bambini a questi incontri, ha condiviso questa bellissima esperienza e lei stessa mi diceva di praticare questa cosa perché la faceva star bene. Quindi l'ha fatto yoga, ma da qui a trasportare una certo bambina punto, in un ospedale. Io vorrei, diciamo, concludere. A un certo punto il mio maestro di... rispettare l'allenatore, perché se bisogna giocare, un pochino più sul possesso di palla e un po' meno sulla difesa. No. Sono valutazioni che ciascuno di noi può fare, ma fino a domenica io utilizzerò il noi e il loro per distinguere due modelli di centro-sinistra. Il loro modello di centro-sinistra, che è un modello in cui tutti i parlamentari stanno insieme, tutti i parlamentari finanziano la campagna di Bersani, tutti i parlamentari si schierano su tutti i luoghi del territorio, e dall'altro invece una risposta dove per ispirarsi con noi non c'erano i dirigenti e i parlamentari, ma c'era la gente della base, la militanza. Non è un caso che noi vinciamo in Toscana, nelle Marche, in Umbria e perdiamo in zone dove quando poi si va a votare però poi i voti non si prendono. È legittimo, è rispettabile, dopodiché questo non vuol dire non avere grande fair play, rispetto e stile. Bene. Sindaco, io ti volevo chiedere come spenderai questa settimana, se pare dal ballottaggio.